Grazie per la linea, siamo vicini al weekend, il che vuol dire parliamo di sport, parliamo di basket in particolare, lo facciamo con il coach della Becker di Piacenza, Federico Campanella. Bentornato in linea su Radio Sound. Un saluto a te, un saluto a tutti. Allora coach, facciamo un attimino un passo indietro, ci eravamo sentiti circa 2 settimane fa, la tua Becker aveva brillantemente superato il primo turno di playoff contro Firenze con un secco 3-0 e si stava preparando per la semifinale con Rimini. Da lì in poi c'è stato il Covid di Rimini, il vostro passaggio diretto in finale e poi l'attesa per scoprire la vostra avversaria tra Bernareggio e Livorno. Stagione strana, lo sapevamo, e diciamo che questo ha reso ancora tutto più strano e più imprevedibile fino alla fine. Esattamente così, soltanto poche ore fa abbiamo saputo chi sarà la nostra avversaria in finale, abbiamo già iniziato a focalizzare tutte le attenzioni verso Livorno. Io e il mio staff l'avevamo già studiata, perché in preparazione naturalmente stavamo portando avanti in maniera parallela entrambe le squadre che si giocavano la semifinale, adesso lo sappiamo. Sì, è vero che è stato un anno molto molto particolare e penso che questa attesa così lunga di un mese praticamente che non giochiamo ne è l'ennesima conferma. Questo mese ci è servito per recuperare qualche acciaccato, però indubbiamente il rovescio della medaglia è che ci ha fatto perdere ritmo partita, ci ha fatto perdere un po' il contatto con la tensione positiva, con l'adrenalina, tutte cose che i nostri avversari invece hanno avuto fino a gara 5, ecco. Che insidie potrà darvi sul campo Livorno, che ricordiamo una formazione che avete già affrontato e battuto in Coppa Italia? Livorno è una squadra molto forte, addirittura nelle ultime 2 partite ha recuperato Castelli dopo che aveva aggiunto un altro giocatore, quindi adesso devono fare il turnover con i senior, quindi già questo è una prima fotografia della squadra che andiamo a affrontare, cioè una squadra molto esperta con tanti giocatori senior, questo significa che sono che hanno più abitudine dei nostri ragazzi a giocare questi tipi di partita, a gestire forse anche le emozioni e le sensazioni. Sul campo è una squadra fisicamente molto, molto grossa in tutti i reparti, dagli esterni agli interni, e con molto talento diffuso, secondo me. Noi come sempre dovremo mettere la nostra faccia tosta come abbiamo fatto tutto l'anno e far diventare la nostra gioventù un'arma diabolica a nostro favore. Senti, un'altra arma sicuramente vi arriverà dal pubblico, perché nelle ultime settimane è arrivato l'ok da parte del governo per aprire i palazzetti, ci saranno circa 450 persone, che sono comunque più di niente, e quindi cosa potrà darvi questo anche dal punto di vista emotivo in gara 1, in gara 2 e poi eventualmente anche in gara 5? I nostri tifosi sono fantastici e non mi stancherò mai di dirlo. All'allenamento di giovedì hanno fatto, chiamiamola così, un'invasione bonaria, un'invasione pacifica al nostro allenamento, stando sulle tribune, caricandoci ancora di più con i loro cori, rimanendo a vedere una parte di allenamento. È stata una sorpresa bellissima, apprezzatissima da me e da tutta la squadra. Finalmente noi in campo e i tifosi sulle tribune a fare cori, a cantare. Penso che sia soltanto un piccolo assaggio, un piccolo antipasto di quello che andremo a vivere domenica. Spero che siano sempre nei limiti dei numeri possibile, più numerosi possibile, più calorosi possibile, come ci hanno abituato la scorsa stagione, perché noi penso li abbiamo dimostrato, ma continueremo a dimostrare che la Becheri, i giocatori, la squadra gioca veramente perché ognuno di noi è attaccato a questa maglia, è attaccato a una persona
che non ci fa mai mancare niente e ci spinge sempre in ogni momento come il presidente Beccari, e poi dal nostro spazio biancorosso che rappresenta un po' la Piacenza cestistica, la parte cestistica della città di Piacenza. Si partirà domenica con gara 1 alle ore 18, Beccari contro Livorno, serie finale dei playoff di Serie B. Un grosso in bocca al lupo a te, coach, e ovviamente grazie per essere stato con noi. Viva il lupo e grazie a voi. Era Federico Campanella, coach della Beccari Piacenza, ospite di Radio Sound Piacenza 24.